Dato che per il comizio abbiamo ancora un po' di tempo, data la sicura affermazione del nostro candidato, è bene vedere un po' il nostro programma futuro. Sì, 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 sì. Che dite, tornerà? Chi? Chi? Come chi? Sua Maestà il Re. Ma cosa va pensando, caro la trippa? Ma lasci stare il vento che si trova, che sta benissimo. Pensiamo a noi, piuttosto. Io non ho sovvenzionato un partito per romantiche nostalgie. Io ho fatto un investimento che mi deve fruttare. Ah, sì? Sì. In Parlamento, 3 voti possono essere determinanti per salvare un governo. Ora noi applichiamo il do ut des. Ma no. Perbacco, che trovata, eh? E chi l'avrebbe mai pensato? Il do ut des. Sì. Oh, dico, questo do adesso, do es, dove si trova? Io ti do 3 voti a te e tu mi dai 3 appalti a me. Ah sì? E già, senza contare che a Rocca Secca ci sono degli ottimi terreni comunali che attraverso il suo prestigio noi possiamo comprare per pochi soldi. Scusate la mia ignoranza in questa specie di politica, ma io so che il deputato deve fare gli interessi dell'elettore, di colui che gli ha dato la fiducia, il voto. Cose d'altri tempi queste. Dopo passata. Ah sì, dopo passata. Passata. Sormontata. Sì, io vado al comizio, parlo. Prometto. Prometta. E prometta fogne, strade, ponti. E noi ci pappiamo gli appalti. I gonzi, gli imbecilli, i burini, i fessacchiotti, mi danno i voti. Ecco. Con i miei resti, voi andate in Parlamento. E noi 3 ci facciamo una bella papata. Bravo! Lei ha capito tutto. Ho capito troppo. Sì. Beh, vogliamo andare? Ma sì, andiamo. Prego. Vieni anche tu, cara. Prego. No, prego. Presidente.